fuori strada, in particolare mountain bike ormai è diventata una delle specialità che il canavese porta sia nel proprio territorio ma anche al di fuori dei propri confini, giovani sempre più interessanti. Squadre anche del territorio che stanno facendo molto bene, stanno crescendo ragazzi sicuramente di prospettiva. Oggi parliamo quindi appunto sia a livello individuale che di squadra con alcuni protagonisti di questa disciplina. Siamo questa sera con Diego Milan, ciao Ciao a Diego, e tutti, con ciao. Massimiliano Milan. Ciao. Diciamo propriamente cognome uguale, figlio e padre. Esatto. Allora, Diego, tu fai parte della Rockbike di Front, società che è nata da qualche stagione, ma che sta facendo veramente molto bene. Raccontaci un pochettino, visto che siamo molto curiosi, come ti sei avvicinato al mondo della mountain bike, anche se posso immaginare. Raccontaci. E allora è una passione nata fin da quando ero bambino, trasmesso dal papà. E niente, io sono in questa squadra dal 2017 che è stata creata e mi trovo veramente, veramente bene. E mi piace tantissimo questo sport. Tu sei Quindi, categoria junior, vero? sì. Junior, primo anno. Sì. Ok. Categoria dove effettivamente anche quest'anno ci sono tantissimi rivali, tantissimi numeri altissimi, poi ne parleremo Sì, anche a via. Quindi è una categoria complicata. abbastanza, soprattutto nelle gare internazionali dove il livello comunque è molto molto alto e si arrivano a numeri veramente, veramente elevati come 160-170 partenti. Non è sicuramente poco. Massimiliano, per chi frequenta il mondo delle due ruote, il tuo nome e il tuo viso è conosciuto perché anche tu sei stato effettivamente forse uno dei primi, se mi permetti, canavesani ad arrivare ad altissimo livello e a fare campionati italiani, campionati a livello internazionale, quindi diciamo un precursore di questa disciplina. Raccontaci un po' che cosa c'è dietro la filosofia della Rockbike. Allora, una squadra che è nata nel 2017, un gruppo di amici con diciamo la giusta filosofia e la comune passione per questo sport. Abbiamo deciso di staccarci dalla società nella quale eravamo per creare una squadra nostra e seguire innanzitutto i nostri figli in maniera un po' più concentrata. Poi abbiamo visto che la cosa diventava molto interessante, abbiamo fatto sì di coinvolgere anche ragazzi al di fuori del gruppo iniziale. Abbiamo Certo. creato un gruppo che va dai G0, dai giovanissimi, 5 anni, e abbiamo creato un settore giovanile della nostra squadra, una scuola con una decina di istruttori che segue mediamente una quarantina di ragazzi. Beh, diciamo un bel vivaio importante, Sì, sicuramente interessante. importante con una buona partecipazione sia di ragazzi che delle famiglie. Cerchiamo sempre di coinvolgere i genitori in tutto e questo ci tengo a precisarlo e a ringraziarli Certo. pubblicamente perché ci danno una mano sia sul percorso che nelle gare, in tutto quello che è l'organizzazione che comporta una squadra che va dall'allenamento alla gara e a tutto il resto. Quindi diciamo che noi istruttori siamo quelli che coordiniamo e gestiamo certe situazioni in gara e le famiglie sono quelle che credono in questo progetto e ci danno una Certo. mano Fondamentale, direi. molto, Fondamentale. Diego, tu arrivi tra l'altro proprio qualche ora fa, tra virgolette, da un'esperienza importante, mentre gli altri erano a tavola a festeggiare Pasqua, tu pedalavi sull'Isola d'Elba e vincevi. Raccontaci un po' di questa esperienza a capolinea. Allora, sicuramente un'esperienza per me indimenticabile, è stata veramente un'emozione incredibile per me, per la mia famiglia, per tutti quanti. Era una gara di livello veramente importantissimo, una Junior Series che è come se fosse una piccola Coppa del Mondo per noi. E come detto prima, siamo arrivati a un numero veramente elevato, come 160 Infatti. partenti. E niente, io sono riuscito a portare a casa questa ottima vittoria,
per me e ne sono veramente contentissimo. Beh, ti aspettavi di avere la gamba buona, essere in una giornata così importante e stare così bene da puntare a una vittoria? Ma allora avevo capito nella fase del riscaldamento pre-gara che potevo fare un buon risultato, però sicuramente non mi aspettavo la vittoria in quella gara. Bravo, Grazie, complimenti. grazie. Massimiliano, appunto, si parlava prima del fatto che voi avete un settore giovanile, un vivaio in espansione. Diego sicuramente è uno dei tanti ragazzi di livello e di qualità che stanno crescendo, ma appunto anche qua, cosa c'è come squadra, cosa c'è dietro, che lavoro c'è da fare da parte di voi istruttori, di una società come la vostra, per cercare di emergere, arrivando, ricordiamo, sempre comunque dalla provincia, non dalle grandi città, quindi anche se poi in realtà è una fortuna, tra virgolette, perché poi è più facile anche esprimersi nel fuoristrada. Certo, ma allora diciamo che la nostra filosofia è quella di non stressare i ragazzi. Vediamo nel corso degli anni, e questo l'abbiamo visto, adesso c'è lui qua, quindi possiamo fare un paragone con lui. Negli anni passati lui non era un ragazzo tra i primi, perché abbiamo sempre preferito guardare il divertimento, curare Certo. molto la tecnica di guida dei Che è ragazzi fondamentale quello. e cercare di far sì che loro non si stufassero e portarla sempre su un discorso di divertimento più che di agonismo Nel vero senso della in parola, maniera puro. sfegatata. Logicamente poi col passare degli anni i ragazzi crescono e quindi bisogna sempre cercare di stimolarli e di motivare la loro passione. E questo comporta logicamente un po' più di ore di allenamento specifico, seguite in un certo modo, ma non a partire dall'età che vanno a comprendere quelle della crescita, dello sviluppo del ragazzo, ma lasciamo che i ragazzi si formino fisicamente e poi cerchiamo di indirizzarli con un allenamento specifico che portino poi a migliorare, a vedere una crescita costante, Certo. ma nel tempo. Beh, ma anche giusto perché sennò purtroppo lo vediamo in tante discipline sportive dove alla fine dei conti l'estremizzazione, la ricerca del risultato sempre e comunque alla fine può portare e quando, diciamo la verità, a volte quando vengono a mancare, poi c'è dietro, si crea quella pressione, quello stress che porta Sì, tanti e giovani a abbandonare quello che fanno. noi cerchiamo di evitare questo e devo dire che negli anni comunque questa cosa qua ci ha dato ragione perché i ragazzi che hanno abbandonato lo sport tesserati da noi sono davvero pochissimi, li possiamo contare sulla mano, non di più. Bene, complimenti perché significa che state facendo un buon lavoro. Grazie. Diego, tra l'altro, vittoria bellissima sicuramente, ma quest'anno anche un'altra forte emozione, nel senso che tu vesti l'azzurro, quindi i risultati che hai raccolto sino ad oggi hanno portato comunque te ad entrare in un circolo non vizioso, ma sicuramente molto positivo, che è quello nazionale. Ecco, cosa significa per un ragazzo della tua età anche vestire la maglia azzurra, entrare a far parte di quello che è effettivamente poi una squadra che rappresenta un intero paese. Ma allora, certamente è un obiettivo che avevo fin da bambino, vedere gli altri più grandi che vestivano questa maglia, sembrava quasi un sogno impossibile da raggiungere, quindi è stata anche lì una bellissima emozione e quest'anno è la seconda volta, la prima volta a Monte Tamaro in Svizzera, dove ho anche fatto la gara, invece un piccolo stage prima di questa gara qua di Capoliveri. Certo. E nulla, è veramente emozionante essere nei primi scelti della nazione e ti danno una mano in generale veramente, diciamo, Sì, ti permette quello notevole. step in più di Sì, fare sì, sì. quell'esperienza che, diciamo la verità, è importante essere all'interno di una squadra, di un club che non dico ti coccola, però comunque ti dà una mano. Entrare anche in una squadra diversa dove quindi ti confronti anche con i tuoi compagni, Certo. diciamo così, i tuoi rivali, Rivali, è anche un esatto. modo per anche, diciamo così, confrontarsi e migliorare via Sì. via. Sì,
Quest'anno a questo punto hai un obiettivo particolare? C'è un traguardo che dici, se naturalmente lo vuoi dire, No, no, no. dipende anche dalla scaramanzia, infatti guarda anche papà, sai, perché non so quanto siete scaramantici, però... Ma no, obiettivi prefissati non ne ho, come dirti, magari vincere e arrivare il più avanti possibile. Certamente partecipare alle gare più importanti, come possono essere il campionato europeo, il campionato del mondo, e se fosse questo possibile, raggiungere ovviamente il miglior risultato possibile in quel momento, senza esagerare Certo, senza rispettando... pressione, come No, abbiamo detto esatto. adesso. Max, concludiamo dicendo effettivamente, come abbiamo anche già spiegato prima, tu hai visto l'evoluzione della mountain bike di questo sport, sia a livello locale, come nazionale e internazionale. Oggi a che livello è il movimento canavesano della mountain bike, rispetto a quello che possa essere appunto un campionato italiano, un campionato, una Coppa del Mondo. Ma diciamo che il livello secondo me canavesano è interessante. Ci sono squadre che lavorano bene, che seguono i ragazzi alle gare. Poi ci sono altre realtà dove meno agonistiche, ma che comunque hanno dei bei gruppi di ragazzi e li mantengono in loro la passione, innanzitutto per la pratica di uno sport. E poi questi ragazzi possono anche, magari essendo non agonisti, cambiare questo sport, ma l'importante è comunque avere la possibilità di poterlo praticare in un posto sicuro Certo. e farlo in mezzo alla natura. La mountain bike alla fine comunque è uno sport che nasce per stare a contatto con la natura. E quindi anche chi non pratica agonismo ha la possibilità di poter passare 4-5 ore Certo. all'aperto, in mezzo ai boschi e potersi divertire. Tra l'altro sono tracciati bellissimi, recuperati via via negli anni sempre di più, e oggi Canavese offre veramente, per chi ama lo sport dalle ruote grasse, come viene anche definito effettivamente, tantissimi scelgono il Canavese per venire a pedalare, Ci ed effettivamente sono beh. veramente molti sentieri curati tantissimo, a partire dalla nostra zona di fronte, dove noi personalmente come gruppo di squadra ci siamo dati da fare per pulire e riportare in vita dei sentieri che non esistevano più. Certo. Nel nostro comune ci sono diversi chilometri percorribili, tracciati e segnati, di sentieri che si possono poi collegare agli altri comuni che fanno parte del Canavese, andando verso Barbania, poi Rocca, Forno, è tutto collegato e ci sono dei giri fantastici da fare. Cosa forse manca rispetto ad altre zone che possono essere quelle del Trentino, che Certo. Certo. è una ricezione per i turisti, che purtroppo quello manca. Ma speriamo che qualcuno alla fine colga anche questo suggerimento. Tanto, giusto per chiudere, parlavi di recupero di sentieri che tra l'altro di fronte saranno protagonisti a maggio. Ci vuoi raccontare appunto anche di questo appuntamento importante fermato appunto a Rock Bike? Sì, allora, assieme al Rock by Team, assieme al Venaria Reale, la Rostese, abbiamo fatto una comunione di intenti, diciamo, e andremo ad organizzare per il secondo anno una gara a fronte sul nostro percorso, che farà parte del CPI Monte Capi il sabato per quello che riguarda le categorie amatoriali, e poi diventerà gara nazionale per le categorie junior e open. E la domenica invece sarà un grandissimo appuntamento perché sarà la seconda prova di Coppa Italia a livello giovanile, quindi esordienti allievi. Parteciperanno quasi tutti i comitati regionali e ci attendiamo davvero Un'invasione, una un'invasione bellissima di e grandissima ragazzini in invasione. bici con le famiglie e tutto quanto. Noi cercheremo di dare il massimo e di migliorare le cose rispetto allo scorso anno, dove abbiamo già riscosso un buon successo, e speriamo di soddisfare veramente tutti quelli che parteciperanno. Benissimo. Che dirvi se non ringraziarvi ancora della vostra partecipazione? Grande in bocca al lupo per questa Grazie. stagione. Max, in bocca al lupo per tutto, nel senso che gestire una società non è mai semplice, però l'entusiasmo, la voglia e soprattutto anche la professionalità che ci state mettendo, credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché i risultati, ma al di là dei singoli, ma anche proprio di squadra, di quello che, come vi presentate anche alle gare, credo che sia importante.
dandovi ancora l'appuntamento prossimamente, chissà, per parlarvi di qualche altra gara, ma non diciamo di più. Grazie ancora, alla prossima, grazie, e soprattutto ricordiamo che il Canavese ha tantissimo da dare a livello sportivo e, come ci hanno ricordato anche oggi, anche a livello turistico si può fare qualcosa di più. Speriamo che questo suggerimento di questa sera possa essere colto il prima possibile.